Si respira un'atmosfera senza stress, tra vie ordinate, case nuove, tanto verde e numerosi parcheggi. In pochi minuti arriviamo al centro giovani. I ragazzi che ho incontrato mi hanno raccontato delle attività che organizzano e soprattutto hanno sottolineato che per loro non solo è importante che cosa si fa, ma come si fa. Il mistero è presto svelato. Riccardo e Licia mi dicono infatti che, d'accordo con l'amministrazione e con i ragazzi, sono stati scelti alcuni muri che possono essere utilizzati proprio per i graffiti. Ma il tempo stringe e dobbiamo incontrarci ancora con il responsabile del centro sociale. Per strada noto che sono tanti i lavori che si stanno facendo per migliorare la viabilità e Francesca mi dice che, in effetti, l'amministrazione sta dedicando molte risorse a ciò. Dopo aver bypassato un paio delle famose rotonde, Martina, con un certo orgoglio, mi mostra la casa del volontariato, sede delle ambulanze e di diverse associazioni del territorio. Anche loro spesso organizzano attività, feste e spettacoli. E, mi dice, i ragazzi che se ne occupano sono davvero in gamba, perché riescono a coinvolgere proprio tutti. Una persona non è solo un anziano bisognoso di cure mediche, una ragazza in cerca di un corso di chitarra, un immigrato che vuole una casa. I bisogni sono tanti e trasversali e per farvi fronte non si può certo agire a compartimenti stagni. Le iniziative culturali vanno di pari passo con i servizi alla persona. Una biblioteca fornita, servizi scolastici efficienti ed un'URP ben organizzata da soli non bastano. Occorrono persone che umanizzino i servizi. Perché il cittadino non è solo un utente, ma un essere umano con bisogni e aspettative. Sottolinea poi il fatto che un anziano non ha bisogno solo del centro diurno, dell'assistenza domiciliare, della podologia e del telesoccorso. Certo, tutto questo c'è, ma non basta. Un anziano ha bisogno di stimoli ed iniziative che sopperiscano ai suoi bisogni culturali.